Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in Morlu Total Gaming. Oggi inauguriamo un nuovo tipo di contenuto. Sì, perché oltre ai videogiochi noi siamo anche appassionati di hardware, software, periferiche, insomma tutto ciò che è tecnologico in generale. Quindi oggi inauguriamo questa nuova rubrica di ambito tecnologico con una tech preview di Windows 10. Sì, perché grazie al nuovo programma Insiders di Microsoft sarà possibile partecipare a questa nuova Open Beta? Sì, insomma, è una Early Access. Vi ricordiamo che è ancora una build abbastanza incompleta e per quanto sembri un'interfaccia già definitiva, porta con sé ancora crash e problemi di vario tipo. Pertanto, se vi fa cagare, non vi preoccupate. Abbiamo individuato 5 punti che ci sembravano fondamentali. Sì, anche se riguardano principalmente solo l'interfaccia grafica. E magari alla fine del video riusciremo a capire se Windows 10 sarà la tanto agognata sintesi degli ultimi sistemi operativi Microsoft. O comunque meglio di Windows 8. Partiamo subito. Numero 1. Il nuovo menu Start. Finalmente! Sembra che Microsoft abbia deciso di prendere il meglio da Windows 7 e Windows 8 da questo punto di vista. Come potete vedere, infatti, non c'è più quella invasiva schermata metro di Windows 8. Abbiamo invece un nuovo menu che è molto simile a quello di Windows 7. Più semplice, però con delle possibilità aggiuntive, ovvero la barra laterale ora è stata completamente integrata con la barra Start. Avremo infatti a disposizione tutta una serie di contenuti messi in modalità mattonella, che potremo fra l'altro spostare e ridimensionare a nostro piacimento. Altra cosa molto interessante è il parziale ritorno dei gadget. Almeno a me mancavano parecchio, quindi sono abbastanza contento. Avremo infatti la possibilità di aggiungere al nuovo menu Start, nella sua sezione laterale, tutta una serie di componenti come il meteo, il calendario, insomma quelli che una volta erano i gadget. Il menu può essere strecciato e modificato a nostro piacimento e ci sarà anche uno spazio dedicato a quei contenuti internet, per esempio news e feed vari. Tutto ciò senza rinunciare alla classica lista dei programmi. Ma per quei pochi che si erano affezionati a quell'interfaccia metro, sarà comunque possibile tornare nella modalità full screen. Numero 2. I desktop multipli. Oltre alla solita funzione Alt-Tab, di cui non sappiamo se effettivamente questa sarà l'animazione definitiva, Microsoft ha deciso di seguire le orme di Ubuntu e di OS X, presentando una funzione di desktop multipli. Apparentemente fino a un numero massimo di 4 desktop potremo organizzare il nostro lavoro nella maniera che più ci aggrada, come potete vedere switchando da un desktop all'altro, così da mantenere tutto il lavoro un po' più ordinato. Era ora, Microsoft. Numero 3. La funzione di Snap. Oltre ai desktop multipli che avete appena visto, sarà anche possibile organizzare al meglio il desktop singolo. Come potete vedere, sarà possibile trascinare una finestra direttamente a uno dei 4 angoli del desktop per ottenere subito, con un'animazione magari ancora non definitiva, un ridimensionamento appropriato. Potrete infatti spostare 4 finestre che copriranno perfettamente i 4 angoli del desktop. E anche questo l'abbiamo apprezzato. Numero 4. La nuova Search Bar. Perfettamente integrata nel nuovo menu Start, la Search Bar vi permetterà adesso non solo di eseguire ricerche interne al vostro computer. Sì, fra parentesi, hanno anche migliorato il sistema di ricerca, finalmente. Ma aggiungerà risultati di ricerca anche online, tramite Bing o il vostro browser preferito. E ciò non servirà solo a effettuare le classiche ricerche, ma sarà utile anche per ottenere programmi specifici. Numero 5. Il nuovo Market. Il nuovo Market è stato decisamente migliorato. Il suo restyling lo rende ancora più facile da utilizzare. E finalmente sarà possibile ridimensionare la finestra e utilizzarlo come un altro semplice programma. Le informazioni ora sono molto più ordinate e meno caotiche. Ricorda vagamente iTunes, ma ci piace. Dal punto di vista delle prestazioni, poi non è che abbiamo potuto analizzare chissà cosa, anche perché crashava di continuo. I 5 punti che invece vi abbiamo mostrato sono quelli magari più grafici o di tipo organizzativo. Sono comunque delle ottime migliorie. Ma ce ne sono comunque altre che vorremmo elencarvi. Lo stile grafico, come avete notato, è sempre minimal, forse ancora più minimal di 8.1. Le finestre, infatti, ora non hanno più il bordo e le icone sono ancora più stilizzate. Complessivamente però ci piace. DirectX 12, di cui sappiamo praticamente quasi niente, se non che renderanno la vita un po' più semplice a Xbox One.
A quanto detto sembra che permetteranno una comunicazione più veloce per i thread di basso livello, quindi ci aspettiamo comunque delle migliorie anche per quanto riguarda il PC, soprattutto dal punto di vista delle non annunciate features. Sì, che poi è la cosa che a noi interessa di più, eh. In base a quanto affermato recentemente da Microsoft, sembra che Windows 10 sarà un sistema operativo unico per tutti i device che supportano Windows. Ci aspettiamo quindi delle migliorie in termini di compatibilità fra cellulari, tablet, desktop e in generale più stabilità di sistema. Finalmente ci sarà il supporto nativo per gli MKV. Non sappiamo ancora se grazie a Windows Media Player, ma in quel caso finalmente servirebbe a qualcosa. Per chi fosse interessato, Task Manager sembra essere più o meno quello di Windows 8.1, con la possibilità per i più smanettoni di utilizzare la versione avanzata, con molte più funzionalità. Concludendo, siamo abbastanza soddisfatti e per la verità molto curiosi di mettere le mani sulla nuova release, magari un pochino più stabile, per poter testare anche l'ambito delle prestazioni. In quel caso non mancheremo di farci un nuovo video sopra, per cui non vi dimenticate di farci sapere se vi è piaciuta questa nostra nuova rubrica. Ci trovate su Facebook, Twitter, Ask e via dicendo. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Ciao.